Allora, ricordo Fabrizio Tonello insegna a Padova scienze politiche, tanti suoi saggi in questi anni dedicati, ma non tutti appunto, soprattutto comunque alle cose americane. Allora, io ieri ho chiesto a Fabrizio Tonello di scegliere un libro abbastanza recente che raccontasse insomma in modo interessante questo particolare momento storico. Fabrizio ha scelto How Will Capitalism End di un sociologo tedesco del Max Planck Institute, si chiama Wolfgang Streeck. È un libro che tra le altre cose prevede proprio il prossimo crollo del binomio, diciamo, democrazia-capitalismo, capitalismo indebolito da stagnazioni, ineguaglianze, ora da questo contagio globale. Allora, perché ti sembra un libro interessante da raccontare oggi, Fabrizio? Mi sembra molto interessante perché Streeck sottolinea come il cosiddetto crollo di una formazione sociale sia in realtà un lungo periodo storico. I romani non si accorsero che l'impero romano era finito perché un giorno arrivarono i barbari a saccheggiare Roma. Questa è una ricostruzione che hanno fatto gli storici, che hanno deciso che in un certo giorno finisce l'impero romano, ma in realtà la fine era iniziata molto prima le fini di strutture, di regimi politici e sociali arrivano sempre attraverso una fase che, ripeto, può anche essere molto lunga, di caos sistemico, quando le condizioni ecologiche, prima di tutto, ma poi soprattutto sociali e politiche non reggono più, abbiamo una fase in cui i governanti non riescono a governare, l'economia non riesce a produrre, le persone non riescono a stare insieme. Sono fasi di questo tipo che annunciano la fine di un sistema. Ecco Fabrizio, proprio una domanda, come dire, la crescita o comunque il rafforzamento di regimi autoritari non democratici, diciamo così, in giro per il mondo può essere anche un segnale del fatto che il sistema non regge più? Sì, certamente, perché ancora pochi anni fa si guardava la democrazia rappresentativa, il modello liberale capitalistico come l'unico sistema di governo possibile. Non dimentichiamoci che il 1989 è solo 30 anni dietro di noi, e l'89 con la caduta del muro di Berlino fece scrivere scioccamente a molti che la storia era finita, che il capitalismo liberal democratico aveva vinto e tutto era risolto. In realtà le cose sono andate in maniera esattamente opposta. Proprio da questa situazione in realtà sono nati regimi antidemocratici, regimi autoritari un po' dappertutto, dall'Ungheria fino al Brasile. Quindi diciamo, per esempio, insomma, riportando quello che cui stiamo assistendo in questi giorni, no? Cioè i mercati che crollano, sistemi sanitari anche che non reggono di fronte appunto al Covid-19, sarebbe un ulteriore segno in qualche modo del fatto che il sistema non regge più, non sarebbe, come dire, un'eccezione in un tempo storico più largo, ma sarebbe in qualche modo un ulteriore segnale di questo fatto. Sì, io nel mio ultimo libro, Democrazia a rischio, avevo tentato di sottolineare proprio questo, cioè l'incapacità dei regimi politici in un momento dato a far fronte alla sfida ecologica. Questo per esempio quanto è avvenuto molti molti anni fa nell'isola di Pasqua, ma vale anche per le civiltà moderne. Noi siamo sempre seduti, per così dire, su un vulcano. La nostra stessa opera in quanto specie umana modifica profondamente
le condizioni di vita, l'ecologia del pianeta. A queste modifiche occorre rispondere e palesemente i nostri governi non sono in grado di farlo. Basta guardare come si comportano di fronte al coronavirus Boris Johnson piuttosto che Donald Trump. Ecco, senti, proprio a proposito di questo, ti volevo fare proprio una domanda. Ieri c'è stata una conferenza stampa in cui, diciamo, Trump ha cercato di insomma di essere un po' più attivo, no, rispetto alla disastrosa, invece al disastroso discorso della nazione di mercoledì, che aveva farcito di il foreign virus, il virus straniero, eccetera. Ieri ha cercato di essere più attivo nell'affrontare la questione, però come valuti? Tu adesso dicevi dell'incapacità dei sistemi politici, dei regimi politici di affrontare le crisi. Ecco, come valuti sinora diciamo il modo in cui l'amministrazione americana ha gestito la crisi? Beh, chiaramente è un modo disastroso, nel senso che negare per settimane che stesse succedendo qualcosa palesemente aumenta il rischio di contagio e soprattutto non dimentichiamoci che l'amministrazione Trump, proseguendo una tradizione disastrosa delle amministrazioni repubblicane, ha fatto della lotta contro la scienza, in particolare la questione del cambiamento climatico, una bandiera, e 2 anni fa ha semplicemente chiuso l'ufficio che si doveva occupare di epidemie all'interno dell'amministrazione federale. Quindi da questo punto di vista gli Stati Uniti sono nella condizione peggiore che si possa immaginare, perché hanno un'amministrazione incompetente e contemporaneamente non hanno un servizio sanitario nazionale pubblico, il che fa pensare che ci possano essere migliaia e migliaia di casi non scoperti, non registrati. Senti, allora Fabrizio, approfitto del fatto che tu sei qui ora, insomma, ti faccio un paio di domande sulle primarie democratiche. Sono rimasti sostanzialmente in lizza Bernie Sanders e Joe Biden, anche se Biden sembra a questo punto probabilmente il nominato. Che impressione ti hanno fatto finora queste primarie? Ma mi ha fatto l'impressione di un partito molto diviso, ma soprattutto di una feroce determinazione dell'establishment democratico a fermare Bernie Sanders, che è un candidato che minaccia il tranquillo oligopolio dei due partiti tradizionali, repubblicano e democratico. Sanders propone una serie di riforme diciamo di tipo socialdemocratico europeo, appunto servizio sanitario nazionale, tentativi di ridurre la disuguaglianza, riforma penale per ridurre l'incarcerazione di massa. Non dimentichiamoci che gli Stati Uniti hanno più gente in galera della Cina, che oltre ad essere un regime autoritario ha anche 5 volte la popolazione degli Stati Uniti. Quindi Sanders non è un bolscevico assetato di sangue, ma i dirigenti del partito lo trattano come tale perché sentono minacciata la loro tranquilla posizione oligarchica. Non dimentichiamo che Joe Biden sì, sicuramente sarà meglio di Trump, ma è stato in congresso, è stato eletto senatore per la prima volta nel 1973, c'è una longevità politica quasi imbattibile persino in Italia. Ecco, senti, però poi diciamo dalla parte di Sanders il vero problema per lui è che forse poi ha mancato la delivery, cioè ha mancato di consegnare, di realizzare quella che era la sua promessa più importante, cioè lui diceva riuscirò ad allargare la mappa elettorale, no? A gruppi che sinora non hanno votato o hanno votato meno in vista del prossimo novembre, però sembra che questa cosa però non gli sia riuscita. Sì, questo è difficile capire. Cioè lui sta prendendo meno voti rispetto al 2016?
In alcuni stati sì, in altri no, però va detto che diciamo, la capacità di un candidato di estendere il pool dei votanti, che come sappiamo negli Stati Uniti è molto basso, attorno al 50% degli aventi diritto, quella si vede nelle elezioni generali, perché nelle primarie ovviamente vota meno gente per definizione, e soprattutto votano le persone più politicamente attive. Quindi la vera sfida sarebbe se Sanders diventasse il candidato del partito, quale sarebbe la sua capacità di attirare effettivamente nuovi elettori che non si sentono rappresentati dal sistema politico nel suo complesso. Allora, abbiamo ancora un minuto e 45, proprio ti faccio una domanda brusca. Secondo te Trump, cioè ci sono possibilità, perché da questo punto di vista, poi anche rispetto al periodo, ai mesi, eccetera, si sono dette cose diverse. Da un lato un Trump fortissimo, adesso gli ultimi eventi potrebbero indebolirlo. Secondo te ci sono delle possibilità per un candidato democratico, mettiamo che sia Biden contro Trump a novembre? Sì, certo, le possibilità ci sono. Biden secondo me non è un candidato forte, però... Anzi, un po' bollito forse. Sì, è un candidato un po' bollito, però gli americani non amano rieleggere i presidenti durante una crisi economica, e siccome io penso che quello che abbiamo visto a Wall Street sia solo l'inizio di una recessione, penso che questo indebolirà Trump molto a novembre.